Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, che dire oggi? Pisa che è stato battuto per 3-2 al Tardini di Parma. Bene, andiamo a vedere subito la partita. Un bel inizio di partita sia per noi che per il Parma. Veramente che ha fatto divertire. E quindi scendiamo negli spogliatoi sull'1-1. L'unico rammarico per il Pisa è aver sbagliato a porta vuota con Torre Gross. Poi per il resto Valotti pareggia le sorti, quindi un primo tempo veramente un batti ribatti sia da una parte che da un'altra, quindi veramente un primo tempo di puro divertimento. Nella ripresa il discorso cambia, viene tolto Torre Gross, viene inserito Bonfanti, ma il Pisa arretra e arretra forse troppo, cerca di portare a casa il punticino, ma così facendo secondo me non è stata la via giusta. Quindi noi andiamo sotto di una rete e andiamo sul 2-1. Poi è stato inserito Lisandro, è stato inserito Beruatto, è stato inserito Moreo e niente, quindi noi su un calcio piazzato dove Lisandro ci fa prendere, guadagnare questo calcio piazzato, io direi un calcio piazzato d'oro, dove alla fine Canestrelli di testa in sac e siamo nei minuti di recupero. Insomma, alla fine siamo nei minuti di recupero e io ho detto, vabbè, la partita ormai è chiusa. Insomma, ci siamo portati a casa un punto che per noi era un punto d'oro con la capolista. Non passa un minuto, dove Nicolas oggi ci mette del suo, come ha fatto in altre occasioni, specialmente contro lo Spezia, ci mette del suo e quindi il Parma va di nuovo in vantaggio per 3-2. La partita ormai è conclusa. Inutile le proteste, dove poi tra l'altro Nicola spenderà anche l'ammunizione. Inutile protestare perché visto il VAR, visto non c'è stato niente da fare, non c'era niente, gol perfetto, preciso. L'errore suo, non ha trattenuto la palla, sfuggita alle mani, ha preso una faccia, schizzata via. E quindi io non darei colpa neanche alla difesa, la palla era sua e lì la doveva tenere e la partita era conclusa, tempo di rilanciare e c'erano i tre fischi, insomma. Quindi io direi che l'errore è stato principalmente, fondamentalmente, sicuramente di Nicolas. Bene, andiamo a vedere, do due giudizi. Nicolas 5, sarebbe tra i protagonisti del match con almeno due o tre parate importanti, nonostante qualche rischio di troppo, un'uscita bassa e imprecisa, però ci costa il gol del 3-2. Calabresi 6, nonostante il gol subito riesce a tenere botta, mettendo a referto anche alcuni anticipi importanti. Caracciolo 6,5, dirige piuttosto bene la difesa, considerando le tante bocche di fuoco del Parma. Ha più lavoro nel secondo tempo quando i crociati attaccano a pieno ritmo. Canestrelli 6,5, dopo una prova piuttosto attenta, perché veramente oggi si è comportato egregiamente, si toglie la soddisfazione anche di segnare un bel gol di testa, reso poi vano dal 3-2 del Prato con la complicità di Nicolas. Barbieri 6,5, corre tantissimo e tiene il passo di Koulibaly, cosa decisamente non facile. Forse un pizzico ritardo su Benedicak nel gol che sblocca la gara, ma io alla fine non gli darei tutte questa colpa, assolutissimamente no. Poi dal 68esimo entra Beruatto, 5, ecco fatto. Anche se poi non è facile tenere manna, ma non ha detto assolutamente niente. Touré 6,5, nel primo tempo è stato un fattore decisivo Touré, perché fa la sponda per Valotti, è un motorino instancabile che rappresenta un enigma per il Parma, no?
Poi però nel secondo tempo è andato a calare, come quasi tutti, erano stanchi, migliori, io dico. Marin 6 e mezzo, regia attento oggi di Mari, bravo, quindi un bel centrocampo, ha tenuto, fatto bene il ruolo, ha tenuto bene il ruolo, che è al di là di qualche pallone perso, perché ovviamente, però una bella gara, che poi tra l'altro la sua punizione porta alla rete Canestrelli, quindi bravo, bravo Mari. Veloso 6, da qualità e da quantità e qualità alla mediana nera azzurra, io direi. Disegna un calcio d'angolo, così sviluppa la rete di Valotti. Dal 67esimo Piccinini 6, cerca di dare sostegno al centrocampo in ultima fase di partita, quando il Parma spinge di più. Esteves 6, le avanzate del Prato e le scorribande di Mann gli creano qualche problema, ovviamente, ma si fa valere in zona offensiva. Dall'82esimo entra Lisandro 6, qualche sgassata nel finale, conquista la punizione che poi verrà trasformata, dove verrà trasformato il 2-2, quindi la punizione di Lisandro, poi la batte Marin e quindi Canestrelli in sacca. Questo è, diciamo così, il tandem del secondo gol. Valotti 7, direi oggi Valotti una buonissima gara, rappresenta il collante perfetto tra centrocampo e attacco, gioca molti palloni e si toglie la soddisfazione di firmare la rete dell'1-1. Dal 77esimo Moreo 5, Moreo 5, si fa sentire in difesa sui piazzati del Parma, ma spreca un'ottima occasione che la butta su Marte, su Nettuno, dove volete voi. 5, Moreo 5, e vai, insistiamo. Torregrossa 5 oggi, non mi è piaciuto, sbaglia un gol fatto, un rigore in movimento, un gol a porta aperta, non si sbagliano questi gol da professionista quale sei, mi dispiace, 5. Ok, questi sono i voti, giudizi, Aquilani, NP, e siamo tornati al punto di partenza. NP, perché è vero che ha capito, alla fine ha capito che in difesa si deve giocare a 3, per il resto non ci ha capito ancora niente, non ci ha capito ancora niente. Andava sostituito, sicuramente andavano fatte le sostituzioni, ma sicuramente andava messa Arena, sicuramente andava messo Masucci, sicuramente andavano messi altri attori, ok? Altri attori, perché ci sono degli attori, o come volete voi, dei giocatori, chiamiamoli così, che dovrebbero vedere la tribuna più spesso, secondo me, non il campo, la tribuna più spesso. E ancora questo non ha capito, che davanti ci vogliono 2 punti, ci vuole l'appoggio. Ci vuole l'appoggio, 2 punti, eh? Il 5-2. Oppure un 3-4-1-2. Non lo so, ecco, giocartela così, forse. Poi gli ingressi, Beruato, Moreo. Cioè, siamo sempre le solite, io non ormai speriamo che me la cavo, speriamo che mi salvo il prima che sia possibile, che ormai abbiamo fatto il terzo tempo, io mi raccomando, vi dico questo, andatelo a vedere perché secondo me è interessante. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, se vi è piaciuto questo video pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!